Quanto mi piace parlare di queste cose non lo potete nemmeno immaginare. Spesso a chi si registra sul sito di BillOnTheWay e ne fa apposita richiesta inviamo offerte di lavoro ed è proprio per questo motivo che riceviamo tra i più disparati curriculum ogni giorno. Alcuni di questi sono di altissimo livello e scritti inoltre in un ottimo inglese. Queste persone sono sicuro che non faticheranno a trovare il lavoro che desiderano a Londra, indipendentemente dal nostro di aiuto. Persone trovano quasi subito un lavoro e spesso anche, badate bene, un buon lavoro. Ma ahimè, non è una regola che vale per tutti, ci mancherebbe. Cerchiamo di capire il perché, ma prima di tutto, sigla! Il mondo quanto è bello e quanto è vario. Ci sono casi di persone che hanno effettivamente poca esperienza, ma sanno presentare bene le proprie skills. E veramente ti viene proprio quella voglia di assumerli subito. È incredibile, no? Questi curriculum sono in genere personalizzati e si capisce subito dalle prime righe che si stanno candidando per quella particolare posizione o almeno per quel particolare tipo di lavoro. Come sempre, arrivano anche decine di CV in formato Europass e fatti male, senza lettera di presentazione, sono vaghi e non personalizzati, e con errori banali di spelling e grammatica, e quasi sempre con la foto, la data di nascita, eccetera, eccetera, eccetera. Queste persone avranno problemi a trovare lavoro, o se lo trovano sarà spesso sotto le loro aspettative. Spesso, infatti, sono laureati o persone con esperienze in Italia che vogliono un lavoro qualificato a Londra. Ora però dovete pensarci. Ci dovete riflettere ed essere obiettivi. Se siete un datore di lavoro, preferite assumere uno che ha letto e ponderato come si deve fare il curriculum vitae per un determinato mercato o uno che non ci ha nemmeno pensato e che manda la prima cosa a così come la trova? Preferite di assumere uno che dimostra di avere le idee chiare di quello che può offrire o uno che manda il CV a tutti incrociando le dita? Già. Chi mai assumerebbe una persona che vuole lavorare nel marketing o nelle relazioni pubbliche e che nemmeno dimostra di essere capace di fare una piccola ricerca su internet e di mettere in pratica i tanti consigli che si trovano, YouTube compreso? In quanti video l'avrò detto? Penso almeno un miliardo. Il CV britannico non solo elenca le vostre esperienze, ma da come è strutturato dimostra anche come ragionate e la vostra capacità analitica. Ma ogni giorno tanti ci contattano mandandoci sempre ed esclusivamente il CV in formato Europass con tanto di foto e chiedendoci di trovare loro un lavoro spesso in ufficio qualificato. Ovviamente queste persone non hanno mai letto una riga del nostro blog, né hanno mai visto più di un mio video. Male, male! Nemmeno lo sforzo di approfondire l'argomento guardando dei semplici video, ma ci rendiamo conto. Se l'avessero fatto, dovrebbero sapere che non si usa il formato Europass per cercare lavoro e che soprattutto bisogna essere già sul posto per poter avere qualche minima speranza. Guardando i CV è facile giungere ad una conclusione che spiega come mai ci sono esperienze così diverse a Londra. Chi si lamenta di non trovare lavoro o trovare solo lavoro che non ritiene soddisfacente, o chi invece racconta di aver trovato subito il lavoro che desiderava anche con relativamente poca esperienza. La differenza sta quasi tutta proprio nel curriculum. Il CV infatti rivela il grado di preparazione della persona, quanto prende seriamente il trasferimento e tanto, tanto, tanto altro. Tu sei sicuro che il tuo CV sia scritto correttamente? Inviamelo a directors@livinglondonway.com e ti faccio sapere. Stiamo a vedere. Per oggi è tutto, hai cliccato mi piace, lo so, hai lasciato un bel commento, perfetto. Fa caldo, ciao!